Allora, possiamo direi iniziare. Intanto buonasera a tutti e benvenuti a questo evento speciale che si svolge all'interno di questa mostra fotografica che vi ricordo sarà aperta fino al 25 settembre, quindi ancora per una settimana, e che insomma, ha l'obiettivo di raccontare attraverso il linguaggio della fotografia il mondo della Fondazione Bruno Kessler. Quindi la ricerca, ma non solo la ricerca, quindi tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Matteo De Stefano, e quindi insomma, per chi magari non avesse ancora osservato la mostra, ecco, sarà aperta ancora una settimana. Abbiamo deciso di accompagnare il periodo di questa mostra, che è di circa un mese, con alcuni appunto eventi. Proprio qui allo spazio Foyer che ci sta gentilmente ospitando. La scorsa settimana abbiamo fatto un evento più legato alla fotografia, in cui abbiamo avuto come ospite Fabio Pupin, che è il mediatore culturale del Muse, che ci ha fatto vedere delle bellissime fotografie naturalistiche fatte da lui un po' in tutto il mondo. E oggi invece spostiamo l'attenzione più sulla attualità scientifica, diciamo così. Ovviamente, insomma, non sto io a dirvi che stiamo vivendo un periodo molto particolare, un anno molto particolare per l'emergenza sanitaria in corso. E diciamo che però un aspetto importante è quello, insomma, chiaramente questa emergenza sanitaria ha colpito tutti più o meno, insomma, a diversi livelli, però non bisogna mai dimenticare che ci sono molte persone che lavorano in prima persona su questa pandemia. Non mi riferisco soltanto ai medici, agli infermieri, insomma, a tutti coloro che sono in prima linea negli ospedali, ma ci sono anche molti scienziati che sono impegnati fin dall'inizio nello studiare, insomma, ognuno con la sua competenza, la pandemia di Covid-19. Uno di questi è Giorgio Guzzetta, a cui do il Salve. benvenuto. Giorgio è un ricercatore della Fondazione Bruno Kessler, di formazione è un ingegnere biomedico, e però lavora appunto da molti anni come ricercatore in FBK, dove si occupa proprio di modelli matematici per le malattie infettive. In particolare nel gruppo di ricerca che è guidato da quel signore che è lì che insomma veglia su tutti noi, che si chiama Stefano Merler, Mi forse insomma sorveglia. l'avrete, diciamo, magari anche già visto qua e là, perché insomma ultimamente è stato insomma molto in prima linea, perché insomma il gruppo guidato da Stefano, di cui fa parte anche Giorgio, è appunto, come dicevo prima, in prima linea a livello di ricerca, a livello nazionale, internazionale, sullo studio dal punto di vista epidemiologico della pandemia di Covid-19. Però ecco, noi oggi in questo incontro, in questa chiacchierata che faremo con Giorgio Guzzetta, vogliamo cercare di andare un po' oltre. Cioè, parleremo ovviamente anche della pandemia in corso, però vogliamo cercare di capire cosa significa studiare l'evoluzione di una epidemia, di una pandemia, attraverso dei modelli matematici, che poi è quello che Giorgio e il suo gruppo fanno già da molti anni, quindi non è che hanno iniziato quest'anno. Tra l'altro, ecco, a proposito di collaborazioni con Giorgio, devo dire che anche noi non è la prima volta che insomma, collaboriamo a livello di comunicazione della scienza, perché tra l'altro Giorgio è stato lo scorso anno il primo ospite di un format che noi organizziamo alla Fondazione Kessler, un format radiofonico che si chiama Senti che ricerca, è un podcast. Tra l'altro lì potete vedere anche un'immagine di una delle registrazioni. E Giorgio è stato appunto il primo La ospite, cavia. e la cavia è stata un'eccellente cavia. Però ecco perché lo cito, perché è interessante questa cosa. Aveva colpito già allora questa cosa che lui mi aveva detto durante questa registrazione, che poi tra l'altro mi pare che riprendi anche nello spettacolo Pandemie, cioè la cosiddetta malattia X. Cioè Giorgio molto così, come dire, tranquillamente mi disse questa cosa, noi eravamo lì tranquilli, insomma, ignari di tutto. E bisogna sempre stare attenti non soltanto a combattere le malattie che noi conosciamo, che magari ancora insomma, non riusciamo a combattere bene, ma dobbiamo anche stare molto attenti a prevenire le eventuali malattie che non conosciamo, che ancora non Non conosciamo esistono. ancora, E lui esatto. lo diceva per stimolare, diciamo, perlomeno per porre l'attenzione su quella che è spesso la mancanza di finanziamenti alla ricerca di base per questo tipo di studi che stanno più appunto alla base di tutto quanto. Purtroppo poi sei stato un Profetico. buon profeta, Ma però ecco,
probabilmente non è un caso. Sì, non è un caso, non sono stato io il profeta. Avessi questa capacità predittiva, esatto. Altro che Nobel o altro. No, sì, diciamo, la cosa interessante è che questa collaborazione per la radio di FBK, anche in quel caso, ha avuto come argomento le pandemie. In realtà noi come ricercatori che ci occupiamo di modelli matematici per le malattie infettive, normalmente in tempi di pace, diciamo, non è che ci occupiamo di pandemie, cioè di malattie, necessariamente di pandemie, cioè di malattie che si diffondono su tutto il globo in maniera distruttiva, eccetera. Normalmente ci occupiamo di malattie infettive in modo molto più semplice, il focolaio di meningite che può essere successo in una certa regione, oppure, non lo so, la vaccinazione contro l'influenza stagionale e cose di questo tipo. Quindi ci occupiamo spesso di malattie infettive più in generale, non di pandemie nello specifico. Però, diciamo, negli ultimi anni questa cosa, questo allarme sulle pandemie che avrebbero potuto arrivare, che poi più presto forse del previsto o dello sperato è arrivata per davvero, questo allarme sulle pandemie era diversi anni che circolava tra gli scienziati. Diciamo che di allarmi pandemici negli ultimi decenni ne abbiamo avuti parecchi. Alcuni sono sembrati, forse la maggior parte, degli allarmi un po' ingiustificati, non so, tutti ricorderanno la mucca pazza nel 97, poi c'è stata l'influenza aviaria nel 2006, l'influenza suina nel 2009, poi più di recente, 2015-2016, c'è stata l'epidemia di Zika, che forse qui è passata un pochino più in sordina, ma ha fatto moltissimi danni in Sud America e nei paesi caraibici. C'è stato Ebola, che in realtà era un'epidemia, nel senso che è rimasta confinata soltanto a 2-3 stati in Africa, che però ha diciamo, colpito molto l'opinione pubblica e sensibilizzato molto. C'è stata la SARS, la MERS, insomma ci sono stati moltissimi episodi in cui siamo andati molto vicini a rischiare quello che quest'anno purtroppo invece è successo per davvero. E tutti questi episodi, che in realtà comunque sono episodi, fenomeni completamente naturali che avvengono in maniera ciclica nella storia dell'uomo, sono sempre avvenuti nella storia dell'uomo, e nello spettacolo pandemie racconto anche un pochino l'impatto che hanno avuto sulla società, sull'uomo, sulla filosofia, eccetera. Però diciamo questi fenomeni sono fenomeni del tutto naturali. Era del tutto aspettato che prima o poi sarebbe arrivata una nuova pandemia, cioè una nuova infezione non nota agli organismi umani, e proprio per il fatto di essere una cosa completamente nuova si spande nella popolazione in maniera del tutto diciamo rapida e senza che appunto gli individui abbiano nessuna protezione, perché è una malattia che l'organismo umano non ha mai visto, contrariamente alle malattie che circolano già da tempo. Quindi negli ultimi decenni, in particolare forse si può diciamo identificare nel 2005 la data in cui cominciano un po' a cambiare le cose, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è sostanzialmente la branca delle Nazioni Unite che si occupa di salute nel mondo, ha cominciato a potenziare le cosiddette regole di salute internazionale, che sono tutta una serie di iniziative che servono per rendere il mondo, servivano e serviranno per rendere il mondo più preparato a fronteggiare le nuove minacce pandemiche. Quindi quando nel 2009 c'è stata l'influenza suina, tutte queste iniziative si sono messe in moto e, grazie anche alle caratteristiche di quella nuova infezione, di quel nuovo ceppo di influenza, si è riusciti a contenere e limitare i danni. Anche in questo caso, probabilmente col SARS-CoV, la presenza di queste diciamo, iniziative già in atto da diversi anni nei vari paesi del mondo hanno ridotto il potenziale dannoso che aveva il Covid nella popolazione mondiale, però non è stato sufficiente a impedire che comunque diventasse una cosa sostanzialmente epocale, che nessuno di noi nella nostra vita aveva vissuto. Diciamo che episodi così grandi su scale paragonabili, diciamo a livello di malattie infettive, il più vicino forse è la pandemia di AIDS che c'è stata, diciamo che si è rilevata a partire dagli anni 80, che però ha avuto tutta una evoluzione diversa, perché l'AIDS è una malattia che si sviluppa su diversi anni, quindi ha avuto anche un impatto diverso a livello di mortalità, eccetera. Forse l'equivalente, la cosa più vicina a cui possiamo rifarci è l'influenza spagnola del 1917-18, che sostanzialmente aveva molte caratteristiche simili al Covid.
Quindi la malattia X, per tornare al discorso, ho fatto un po' un'introduzione lunga, ma la malattia X faceva parte di una di queste iniziative dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sostanzialmente ha deciso di stilare una lista di malattie infettive ad alto rischio di pandemia, di causare una pandemia. E in questa lista di malattie, erano 10 principali, c'erano appunto malattie note, tra cui l'influenza stessa, che può causare appunto con dei ceppi particolari alta mortalità e alta trasmissibilità, lo Zika, Ebola, quindi tutte quelle che erano state delle minacce recenti, e anche questa famosa malattia X, che al tempo aveva fatto un po' sorridere, perché la caratteristica specifica di questa malattia era che ci si doveva preparare contro una malattia inesistente, e quindi per questo particolarmente temibile. E il concetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità era proprio questo: non possiamo prepararci soltanto contro malattie, infezioni, virus, batteri che conosciamo già in qualche modo, che sappiamo già esistere e ai quali dovremmo reagire, diciamo, nel momento in cui diventassero pandemici. Dobbiamo sviluppare a livello mondiale, di comunità mondiale, una capacità di reagire a una qualunque nuova minaccia che arrivi, come ad esempio è successo col SARS, SARS-CoV-2, quindi Covid. E questo in effetti si è verificato, nel senso che l'accumulo di conoscenze scientifiche e anche di rimedi in qualche modo, quindi sia di terapie, la corsa per i vaccini nella quale siamo ancora nel mezzo, ma insomma tutte queste cose stanno avvenendo con una velocità che nella scienza non si è mai vista. Nel giro di pochissimi mesi abbiamo conosciuto più cose su questa malattia di quanto ne abbiamo conosciuti su altre malattie magari meno famose, meno dannose nel corso di molti decenni. Quindi c'è stata effettivamente una mobilizzazione rapida, che è stata probabilmente anche permessa da questa diciamo proattività dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel corso degli anni. Ecco, hai lanciato tanti, insomma, spunti molto interessanti, alcuni li riprenderemo. Io intanto inizialmente volevo capire, cercare di partire un po' diciamo dalla base, nel senso relativamente proprio al vostro lavoro di ricercatori, in particolare nel vostro gruppo. Perché insomma lo studio di una diffusione della malattia infettiva in generale, in questo caso di una pandemia, parte diciamo da essenzialmente la costituzione di modelli, giusto? Che cosa sono esattamente i modelli matematici? Cioè, io vorrei capire questo, perché si usano dei modelli, come si costruiscono, che funzioni hanno, okay. Che poi diciamo sono anche alla base, immagino, questo poi magari ce lo spiegherai meglio, dello studio poi anche di una pandemia in atto come quella certo, tua. Sì. Sì, questa è sempre la cosa un po' difficile da spiegare. Quando la mia nonna mi chiede che lavoro faccio, ogni volta devo rispiegare da capo. Ovviamente non è una cosa semplicissima, però cercando di dirlo in parole povere, un modello sostanzialmente è un conto, che può essere più o meno complesso, che ci facciamo per farci un'idea di qualcosa che così a occhio ci viene difficile da misurare. Un esempio stupidissimo potrebbe essere il conto che fa il navigatore del cellulare, che ci dirà che arriveremo a una certa destinazione a una certa ora o in un certo tempo, no? Il cellulare prende le informazioni che ha, quindi più o meno se le strade sono autostrade o strade statali o strade urbane, prende la velocità massima o media che si prende in queste strade qui, valuta anche possibilmente le condizioni del traffico se è in grado di farlo, e usa questi numeri, perché sono sostanzialmente dei numeri, la velocità a cui si va, il traffico che è a disposizione, la velocità media, eccetera, per capire il tempo che ci si mette per arrivare a un certo punto. Ovviamente da una stima, non può prevedere tutte le possibili complicazioni, il fatto che sia appena successo un incidente da una certa parte, il fatto che una strada sia chiusa o altre cose così. Da una stima sulla base delle informazioni migliori che sono disponibili. Quindi è un conto numerico, prende dei numeri, li mette insieme e dà una stima. Sulla base di questo principio poi si possono fare modelli che possono essere molto complicati. C'è un esempio di domanda a cui si risponde con un modello che mi ha colpito molto nella mia infanzia, proprio di studente, insomma, quando ero ancora alle superiori, che erano le famose domande alla Fermi. Enrico Fermi, il ricercatore italiano che è stato Nobel per la fisica, aveva questa abitudine di fare delle domande impossibili, così dal nulla, al quale poi si ingegnava per rispondere in qualche modo.
E alla fine rispondere in qualche modo voleva dire costruire ancora una volta un modello sulla base delle informazioni a disposizione. Per esempio lui a un certo punto dal nulla in una conversazione a tavola chiedeva quanti accordatori di piano esistono a New York? Che uno, cioè, così sui suoi piedi so. Non hai la minima idea. Cioè puoi sparare un numero, potrebbero essere 1000 o 100.000, cioè veramente non si sa nulla. Però mettendo insieme le informazioni su quanto dovrebbe guadagnare un accordatore di piano per poter sopravvivere a New York, quanti piani dovrebbe accordare considerando il costo di una singola cosa, e mettendo insieme tutte queste informazioni, quante persone vivono a New York, quante di queste probabilmente hanno un piano e così via, mettendo insieme queste informazioni con tutta la loro incertezza, riusciva a dare una forchetta di risposta che era alla fine sempre molto vicina al valore reale. Insomma, quando poi si andava a controllare l'informazione riusciva a essere, quindi anche quello è un modello matematico, prendiamo le informazioni più o meno sommarie, più o meno indirette, più o meno così, e cerchiamo di metterle insieme. Questa stessa cosa poi può essere fatta non soltanto con, diciamo, delle informazioni da combinare in modo semplice, ma anche con delle informazioni da combinare in modo più complesso. Per esempio, dovendo obbedire alle leggi della fisica. I ponti, prima di essere costruiti, vengono creati al calcolatore e ci sono dei modelli matematici complessi che simulano l'andamento delle forze, delle resistenze, dei materiali e così via, per garantire che questi ponti non crollino se viene fatta l'adeguata manutenzione. Quindi si parte da dei modelli che fanno le cose più semplici possibili a dei modelli che sono molto complessi, e che ci danno delle informazioni che possono essere molto importanti, però chiaramente vanno saputi usare, danno delle informazioni di massima che contengono tanto incertezze, e tanto più incertezze quanto sono complessi e poco noti i fenomeni che stiamo studiando. Se noi studiamo un ponte, bene o male le leggi della fisica sono molto note. Se noi studiamo una nuova malattia infettiva, molto spesso le incognite, le cose che non sappiamo su come questa malattia infettiva si trasmette, crea malattia, si può evitare, eccetera, sono una quantità veramente ingestibile, per cui si riesce ad avere soltanto delle informazioni molto di massima, che però riescono a essere comunque utili rispetto a un ragionamento puramente qualitativo, che è quello che riusciamo a fare, diciamo, a mente, no? Se io metto insieme tutte queste informazioni in delle formule matematiche, riesco a capire non soltanto quanto può essere la quantità di interesse, per esempio quanto tempo ho prima che le terapie intensive arrivino a un certo livello, quindi posso dare un numero che è più o meno giusto, ma posso anche dare una quantificazione di quanto questo numero è incerto. E quindi, se voglio stare sicuro, magari prendo il tempo più basso, dico mi preparo affinché le terapie intensive non si saturino alla diciamo, più recente possibile indicazione del modello. Quindi i modelli matematici sostanzialmente sono questo, e servono esattamente a questo, a farsi un'idea ordinata rispetto a quello che il nostro ragionamento qualitativo, mentale, diciamo così, basato sul buon senso, ci permetterebbe di farci. Ecco, io ho una curiosità, poi magari vediamo anche qualche immagine sui modelli epidemiologici. A proposito appunto dei modelli epidemiologici che appunto cercano di descrivere la diffusione, l'evoluzione di un'epidemia, esistono dei modelli, come dire, standard che in qualche modo voi applicate a qualunque tipo di pandemia, oppure voi ne costruite, diciamo, li costruite ad hoc quando c'è un particolare tipo di diffusione? È una domanda interessante e non semplicissima. I modelli, così come i conti che ci possiamo fare, possono essere più o meno complicati, nel senso, io posso dire, per farmi un mio modello di quanto tempo ci metto ad arrivare da Levico, dove abito, a Trento, posso dire sono 30 km, a occhio e croce 30 km, a 70 km orari ci metto un'ora e mezza. Oppure ci metto mezz'ora, scusate, ho un po' esagerato. Sì. Posso fare così, quindi in modo molto semplice, sì. Oppure posso complicarle e dire no, però c'è un pezzo di statale, poi devo arrivare in un certo punto di Trento dove so che devo fare un pezzo nel traffico, dove ci sono molti semafori, eccetera, e quindi posso condirli, renderli più complicati. Quindi si parte da modelli semplicissimi che danno un'idea molto di massima, uh-huh, molto sommaria, a modelli sempre più dettagliati, che però per essere significativi devono essere dettagliati anche le informazioni che do sui dettagli.
Se io voglio considerare il tempo di attesa a un semaforo, devo sapere quanti semafori ci sono, quanto dura il rosso, quanto è probabile che arrivi su un rosso piuttosto che su un verde, e considerare tutte queste informazioni qui. E questi dati dovrei averli a disposizione, o devo avere perlomeno qualcosa per immaginarmeli. Nelle malattie infettive si fa la stessa cosa. In genere i modelli più semplici sono quelli che ti danno le informazioni più rozze, ma anche in qualche modo più di massima, nel senso è il comportamento generale di un certo sistema, più o meno farà quelle cose lì. Se io voglio andare a investigare aspetti più specifici del problema, devo inserire questi conti relativi agli aspetti più specifici e devo anche inserire i dati relativi. Per esempio, in un'epidemia io posso fare un modello di trasmissione tra le persone facendo finta che le persone siano tutte uguali tra di loro, oppure posso considerare che esistono i bambini, gli adulti, gli anziani, che i bambini vanno a scuola e quindi incontrano 30 persone tutti i giorni, magari a distanza ravvicinata, che gli anziani spesso magari vivono soli in casa o comunque hanno meno contatti sociali. Per esempio che i bambini, come nel caso del Covid si è scoperto poi nel tempo, risultano meno suscettibili a essere infettati rispetto alle persone anziane. E quindi via via che queste informazioni emergono, poi si cerca di integrarli sempre di più per avere dei modelli che riescano non solo a essere più precisi nelle stime, ma che riescano a dire informazioni più sui dettagli. Per esempio, se io includo le differenze di età, posso per esempio provare a stimare un po' meglio qual è l'effetto della riapertura o della chiusura delle scuole, che è un problema complicatissimo ed è il motivo per cui c'è tanta confusione non solo in Italia ma anche all'estero, e su cui ci sono anche pochi dati, perché le scuole sono state la prima cosa che è stata chiusa durante la pandemia e quindi non abbiamo avuto modo di raccogliere informazioni su cosa succede. Molto banalmente non si hanno informazioni, non si hanno dati relativi all'effetto di tenerle aperte. Esatto, e quindi si fa il meglio che può cercando di stimare le dinamiche, però chiaramente finché non si prova sul campo saranno tutte delle indicazioni molto di massima. Quindi sì. I modelli epidemiologici, lasciami dire questa cosa, che poi magari passiamo alla... Sì, anzi, magari mentre dici la cosa io intanto riattivo il computer. Sì. I modelli delle malattie infettive sono particolarmente complicati, complessi, perché, diciamo, il modo in cui le malattie infettive si diffondono è un modo, si dice tecnicamente, è un modo non lineare. Vuol dire che se io apro un rubinetto e lo lascio per 5 secondi, una bottiglia d'acqua si riempirà di una certa quantità. Se io lo lascio aperto per 10 secondi, la bottiglia d'acqua si riempirà del doppio. Semplice, no? È un fenomeno lineare. Se io raddoppio il tempo a disposizione per fare una certa cosa, per esempio, il risultato, cioè il volume d'acqua nella bottiglia, sarà il doppio. Pure è semplice. Nel caso delle malattie questa cosa non succede, perché le malattie hanno un andamento un po' come gli incendi. Più ce n'è di malattie in giro, più è facile che si trasmetta e generi nuovi casi. E quindi hanno un andamento esponenziale. Quindi se io non faccio niente in una popolazione e lascio andare la malattia per un mese, magari arrivo ad avere 120 casi. Se la lascio andare per 2 mesi, arrivo ad avere un milione di casi. E questa cosa sembra completamente controintuitiva, perché com'è possibile che nel primo mese abbia fatto così poco effetto e nel secondo mese abbia fatto così tanto di più? È proprio la caratteristica degli andamenti esponenziali. Questa è una delle complicazioni. Poi ci sono tante complicazioni legate proprio al fatto che le malattie infettive, rispetto per esempio ai ponti, io posso costruire dei ponti in laboratorio, sollecitarli come voglio con delle forze più o meno complicate, farci passare sopra delle macchine, diciamo con dei manichini sopra, e vedere cosa succede. Quindi fare esperimenti per raccogliere dati e vedere cosa succede. Nel caso delle malattie, di tutto quello che è medico, non possiamo fare esperimenti sulla salute delle persone. Quindi tutte le informazioni che abbiamo le abbiamo da quello che succede naturalmente. E quello che succede naturalmente cambia continuamente nel tempo, proprio perché cerchiamo di compensare, no? Non possiamo fare l'esperimento naturale, certo, di vedere cosa succede lasciando andare un'epidemia. Quindi ci sono tante complessità molto, molto difficili nello studiare epidemie. E in particolare cosa ci vuoi far vedere adesso, sì, Giorgio? Qui vediamo... potevamo farla vedere anche qualche minuto prima, ma è soltanto un esempio di un modello epidemiologico
Non l'ho fatto io, questo l'ha fatto Dirk Brockmann, che è un ricercatore tedesco che si occupa di coscienze di sistemi complessi. Lui si possono aiutare. Questo ricercatore ha messo a disposizione su un sito una serie di esperimentini che si possono fare con diversi tipi di modello. Con le persone rosse si cominci con una certa variabilità a diffondere l'epidemia, poi alcune delle persone rosse cominciano a diventare grigie e questa epidemia si diffonde all'interno di una popolazione che in questo caso possiamo considerare omogenea, cioè tutte le persone sono uguali, non ci sono bambini, non ci sono adulti, tutte le persone vivono una vicino all'altra ed è un'unica popolazione e vedete che la malattia va avanti col suo tempo e progressivamente infetterà un certo numero di persone. Una complicazione che si può fare del modello è dire: facciamo finta che le persone vivano in nazioni diverse, adesso lo facciamo ripartire così, in nazioni diverse o in province diverse, adesso riparte, e che abbiano una certa probabilità di spostarsi da una provincia all'altra. Lasciamo andare il modello e vediamo che come le epidemie si mischiano da una provincia, un paese, a seconda di cosa vogliamo considerare queste comunità isolate, all'altra. Estremizzando si potrebbe anche considerare le singole case, le singole, appunto, i singoli appartamenti e le persone che si incontrano in altri episodi. Quindi questo è un esempio di complicazione di un modello epidemiologico semplice, di una complicazione molto elementare, cioè passiamo da una popolazione tutta insieme a delle popolazioni che comunicano tra di loro. E usare questi modelli può essere utile, per esempio all'inizio della pandemia di Covid, modelli tipo questi, non esattamente così, sono stati utilizzati per stimare quant'era effettivamente il numero di casi in Cina. Quando all'inizio la pandemia era ancora limitata all'infezione a Wuhan, si sono cominciati a vedere dei casi a Singapore, in Giappone, Taiwan, Thailandia e così via. C'erano un po' di casi esportati in altri paesi che poi, una volta esportati, potevano trasmettere l'infezione nei paesi di destinazione. Alcuni ricercatori dell'Imperial College di Londra hanno usato i dati dei voli tra la Wuhan, la Cina in generale, e questi altri paesi per capire come mai ci fossero tutti questi casi di infezione nonostante i casi in Cina fossero ancora poche centinaia. E utilizzando appunto queste stime su quanti viaggiatori infetti ti saresti aspettato, hanno stimato che il numero di persone infette in Cina in quel momento lì era molto più grande del numero di casi che si erano contati, identificando forse per la prima volta nella pandemia il fatto, una delle caratteristiche principali del Covid, che è quello di essere molto asintomatico e molto difficile, soprattutto nei primi tempi, molto difficile da identificare perché ha dei sintomi molto simili a quelli dell'influenza, a quelli di altre malattie respiratorie, molto spesso anche molto, molto leggeri. Quindi questo, l'utilizzo, diciamo, di popolazioni separate è stato un po' lo strumento che ha permesso di identificare una di queste cose proprio quando all'inizio non si sapeva nulla della pandemia. Ecco, una curiosità. Quando appunto agli inizi, quando come descrivi adesso, avete cominciato a vedere come stava evolvendo la situazione, avete ritrovato subito dei meccanismi, diciamo, abbastanza prevedibili oppure si discostavano abbastanza da altre epidemie che magari avevate studiato in passato? Volevo capire un po' quanto, diciamo così, le caratteristiche di questa diffusione siano alla fine tutto sommato standard oppure no? Allora, diciamo, all'inizio della pandemia la cosa principale era che era molto difficile discriminare comportamenti anomali della malattia dalla nostra mancanza di conoscenza sul fenomeno. Nel senso che appunto quando non sai nulla di una cosa è difficile anche sapere se si sta comportando in una maniera normale o no. Man mano che si andava avanti nel tempo e che si scoprivano le cose, in realtà non è che si sia scoperto dei fenomeni particolari di questa malattia specifica. Diciamo che la cosa che forse più è stata caratterizzante per il Covid, per avere questa diffusione pandemica, è che rispetto
al SARS-CoV, che è il suo lontano cugino che era emerso nel 2004, che tra l'altro era stata proprio l'epidemia che aveva dato la stura all'iniziativa dell'OMS, della sanità. Rispetto a quel suo parente prossimo, aveva proprio questa caratteristica di essere molto presente in forma asintomatica, molto trasmissibile in forma asintomatica, e anche nelle persone che sviluppavano sintomi di potersi trasmettere prima ancora che i sintomi arrivassero. Mentre invece il suo cugino SARS-CoV, che adesso potremmo chiamare 1, che era stato appunto uno dei principali allarmi, era stato potuto tenere sotto controllo proprio grazie al fatto che si cominciava a trasmettere solo dopo che una persona manifestava i sintomi. Allora a quel punto era facile, bastava prendere tutte le persone con i sintomi, isolarle e impedirgli di trasmettere oltre. Quell'epidemia aveva fatto comunque un certo numero di casi nel mondo, però soltanto, se non sbaglio, un migliaio di morti, ed era stata tenuta sotto controllo grazie a questa caratteristica qui. Forse nei primi tempi della pandemia ci si aspettava un comportamento simile, tanto che per esempio c'era molto l'attenzione del fare lo screening sui viaggiatori dalla Cina, sì, sui viaggiatori sintomatici e così via. Le persone asintomatiche si pensava, non si sapeva nemmeno che esistessero o quanto ne esistessero. Quindi sì, diciamo che all'inizio era tutto... bisognava studiare molte cose. Ecco, a questo proposito, quindi facendo invece un salto appunto al presente, fra allora e adesso, quanti passi avanti sono stati fatti? Perché prima tu citavi questa cosa, che questo periodo è un esempio di come la scienza, insomma, una volta che è chiamata a rispondere in tempi brevi, lo fa, insomma, lo ha fatto anche in modo assolutamente egregio. Quanto sappiamo rispetto all'inizio, però aggiungo anche, ma quanto ancora invece non sappiamo? E quanto non sappiamo di non sapere? Esatto, beh, quello sempre. Senza dubbio, lo dicevo prima, abbiamo fatto dei passi avanti immensi, proprio su poche altre malattie penso che siamo arrivati a saperne così tanto e sicuramente in così poco tempo. Rimangono sicuramente ancora delle cose critiche che a questo punto principalmente hanno a che fare, direi, con... i meccanismi relativi all'immunità. C'è tanto parlare appunto dei vaccini che appunto proteggono le popolazioni grazie al fatto che sviluppano nelle persone l'immunità senza la necessità di sviluppare la malattia. Chi ha invece avuto il SARS-CoV sviluppa degli anticorpi. Gli anticorpi sono una dei segnali che il corpo umano ha reagito e sconfitto un'infezione. E in genere per alcune malattie questi anticorpi sono sufficienti, durano una quantità di tempo sufficiente da evitare che una nuova infezione si trasformi in, o meglio, una nuova esposizione a una persona infetta si trasformi in una nuova infezione e comunque riduce il rischio che si sviluppi una nuova malattia. Il problema è che non tutti i virus, non tutti i batteri sviluppano delle immunità che rimangono per sempre nel tempo. Il morbillo, per esempio, nella maggior parte delle persone, una volta preso, non si prende più. Ci sono alcune persone che hanno bisogno di reinfezione, sono abbastanza rari, però diciamo che si può dire che l'immunità per il morbillo è piuttosto permanente. I coronavirus in generale, quelli che conosciamo, che sono normalmente circolano anche nelle popolazioni, insomma in condizioni normali i coronavirus come famiglia di virus circolano e danno luogo a dei raffreddori molto, molto semplici, insomma. E quelli conosciuti, i ceppi conosciuti di coronavirus, sembra che diano immunità per tempi piuttosto brevi, si parla di alcuni mesi, forse alcuni anni. Per il SARS-CoV-2 si è già visto che alcune persone sono state reinfettate dal virus, quindi che hanno già perso l'immunità. Però potrebbero essere delle eccezioni, oppure potrebbero essere alcuni primi casi. Ecco, su questo ancora non ci sono dati sufficienti. Se l'infezione dura alcuni mesi, ne abbiamo avute poche, tutto sommato infezioni, per pochi mesi, quindi è assolutamente impossibile, bisognerà aspettare del tempo. E questo avrà delle implicazioni anche sullo sviluppo dei vaccini, e anche i vaccini non sono necessariamente delle soluzioni che sono a tempo indeterminato. Alcuni vaccini riescono a fornire delle risposte immunitarie che durano nel tempo, altri invece le risposte immunitarie svaniscono nel giro di
mesi, anni o insomma o decenni o alcuni decenni, ma comunque non sono necessariamente delle protezioni permanenti. Quindi su questo secondo me si giocherà il grosso della partita scientifica sulle cose ancora da capire. Poi ci sono tantissime altre questioni diciamo meno immediate rispetto alla salute pubblica. Per esempio, da dove è venuto fuori questo virus ancora non è noto. Si sa che ci sono molti coronavirus con potenziale pandemico nei pipistrelli. Il coronavirus più vicino a quello che sta circolando, che conosciamo nei pipistrelli, è un parente, diciamo è il parente più vicino che conosciamo, ma è un parente comunque troppo lontano per essere quello da cui è direttamente emerso. Si pensa che ci sia stata una specie animale intermedia, si parla di questo pangolino che è una specie di armadillo con le scaglie eccetera, però non ci sono prove definitive. E diciamo dal punto di vista del controllo della pandemia è una questione diciamo meno rilevante, però è rilevante rispetto al fatto che potrebbe emergere un SARS-CoV-3 magari. Sì, sulle eventuali prossime... Esatto. Quindi anche su questo aspetto ci sono tante cose da capire. Sull'epidemiologia io direi che buona parte dei meccanismi diciamo essenziali sono noti. La cosa complicata legata al prevedere i fenomeni è il fatto che quello che non sappiamo adesso è cosa succederà soprattutto nelle reazioni della popolazione, dei governi, quando succederanno le cose. Ci saranno altri lockdown, saranno decisi con che livello di intensità, come la popolazione. Perché poi entrano in gioco ovviamente mille fattori che tra l'altro sono anche variabili a seconda degli stati in gioco. E questo è il motivo per cui i modelli epidemiologici non possono essere dei modelli predittivi. Io non posso fare un modello che può dire cosa succederà a gennaio, proprio perché le variabili principali, che sono il comportamento delle persone, la reazione dei governi rispetto a quello che può succedere, non sono, diciamo, non siamo nelle disponibilità di saperlo cosa verrà deciso. Dipende da talmente tante cose, incluso questioni politiche, questioni di scelte politiche, intendo. Quindi quello che si possono fare sono gli scenari. Gli scenari. La differenza tra una predizione e uno scenario è più o meno... diciamo la predizione è quello che fanno le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo con una certa probabilità, a volte ci azzeccano, altre no, ti dicono che domani piove, non piove, il sole, eccetera. Quella è una previsione che puoi fare a breve termine. Nessuno fa le previsioni del tempo per l'estate prossima, perché è una cosa che non ha nessun senso. È proprio per lo stesso motivo. I sistemi complessi non sono predicibili oltre un certo orizzonte temporale. Gli scenari invece sono utili perché permettono di dire: se noi facciamo questo, questo e questo in queste date, possiamo aspettarci che succeda questo. Quando si sente di scenari catastrofici, sono scenari catastrofici che esistono sotto l'ipotesi che non si faccia nulla. Che sono scenari non verosimili dal punto di vista pratico, perché nessun governo non farebbe nulla rispetto a uno scenario catastrofico, però sono degli scenari utili che ci permettono di immaginare, ipotizzare quanto sarebbe l'entità del disastro in quella situazione assurda per cui un governo decide di non far nulla a fronte di una quantità enorme di morti. Quindi gli scenari indicano possibili evoluzioni del fenomeno sulla base però di ipotesi molto rigide, che non sono quasi mai poi quelle della realtà. È questo che li differenzia delle previsioni. Ecco, poi tra poco apriamo anche alle vostre domande, naturalmente, in maniera tale insomma da dialogare più direttamente anche con Giorgio. Una cosa adesso che mi viene in mente sui tempi scala di una, perché adesso mi viene in mente anche un'altra cosa di cui abbiamo parlato proprio nell'intervista radio, i tempi scala di una pandemia. Adesso abbiamo appena detto è possibile prevedere, però esistono diciamo dei tempi scala standard anche qui che possiamo individuare in linea molto generale? Cioè una pandemia ovviamente come tutte le cose inizia a un certo punto, finisce insomma. Forse sì. Allora non è così semplice, anche qui il mondo è bello perché è vario, a volte insomma sarebbe bello che fosse un po' meno vario. Ma allora diciamo, la pandemia influenzale del 1918, l'influenza spagnola, si è esaurita più o meno nel corso di un anno e mezzo, qualcosa del genere. Ci sono state più o meno 2-3 ondate e poi si è esaurita.
si è esaurita, bisogna vedere anche cosa vuol dire, perché a volte ci sono delle evoluzioni, però non andiamo troppo nel dettaglio su queste cose qui. Diciamo, in situazione... La fase acuta, diciamo. La fase acuta. In situazione, diciamo, in cui una pandemia viene poco controllata, genera immunità più o meno permanente, o comunque genera un'immunità resistente nel tempo, eccetera, ci si può aspettare che si raggiunga un certo livello di immunità nel corso di, per le malattie che conosciamo, di un paio d'anni. Nel caso del Covid, giustamente, non l'abbiamo lasciata andare, perché la mortalità del Covid, si è scoperto, poi era una delle famose incognite all'inizio, si diceva ma è un'influenza, perché si pensava che l'immortalità fosse simile all'influenza stagionale. In realtà si è scoperto dopo che è almeno 100 volte superiore. Quindi nel caso del Covid abbiamo fatto il lockdown, è una cosa che forse non si era mai fatta a livello planetario su questa scala sicuramente. Quindi l'abbiamo sicuramente rallentata molto, ma il potenziale per fare gli stessi danni si mantiene. Poi arriveranno, si spera, i vaccini, arriveranno comunque altre modalità di controllo. Quindi sul Covid definire delle scale temporali è abbastanza difficile. La cosa complessa è di nuovo legata al discorso dell'immunità. Se noi sviluppiamo l'immunità permanente, sappiamo che da un certo punto in poi possiamo in qualche modo dimenticarci il SARS-CoV-2, o svanisce del tutto o diventa una malattia, diciamo, minore, che circola poco, perché la maggior parte delle persone appunto sono immuni. Però non è detto che sia così. È possibile che l'immunità duri fino a un certo punto, e quindi dovremmo stare a controllare in qualche modo la malattia nel tempo. C'è da dire che negli anni, quindi, c'è da dire che negli anni però intervengono sia capacità, diciamo, miglioramenti nella capacità di prevenire i contagi, sia miglioramenti nella capacità di curare, quindi riduzioni della mortalità, sia evoluzioni da parte del virus, perché il virus sostanzialmente, diciamola così, non è interessato a causare la morte del proprio ospite, perché il virus è interessato a replicarsi di più. Quindi se emergono delle mutazioni di questo virus che gli permettono di non uccidere così spesso le persone su cui si trova, saranno delle mutazioni vantaggiose per il virus, perché gli permetteranno di diffondersi di più nelle persone senza appunto ucciderle. Quindi ci sono tanti fenomeni in gioco che comunque attenueranno l'importanza della malattia nel tempo. Però la scala di una pandemia in senso generale non è un concetto che esiste. L'HIV è tuttora un problema pandemico, un problema, diciamo, di diffusione, che abbiamo imparato a controllare, ma se, diciamo, cominciassimo a lasciarlo diffondere come prima, l'HIV potrebbe sarebbe nuovamente quello che aveva all'inizio. Ok, io direi, se c'è qualche domanda, devo dire che Giorgio ci ha dato molti spunti veramente interessanti. Prego. Sono quei suoi frequenti condizionali, quei frequenti se la malattia evolve in un certo modo, se la malattia evolve in un altro. Questo proseguire per metodi empirici. Ma noi nel frattempo viviamo nella precarietà, come dobbiamo comportarci? Io, in base a quello che lei mi ha suggerito, e poi trovo, mi ha paragonato i grafici alle onde, al tempo meteorologico, insomma, se piove rimango aperto e aspetto che spiova, però se la malattia si fa grossa, con che modo, con che mezzo l'affronto? Ci sono i suoi frequenti condizionali che mi preoccupano. Non c'è niente di certo in pratica. Capisco la domanda, la preoccupazione. Non ho una risposta, nel senso, purtroppo la scienza in generale, cioè le conoscenze, molto spesso si basano su quello che abbiamo a disposizione, sulle informazioni che abbiamo a disposizione, e nel tempo hanno bisogno di tempo per accumularsi e per capire cosa succede. Quindi spesso si naviga a vista, infatti è una delle caratteristiche poi più difficili del lavorare all'interno di una pandemia, si naviga senza avere le informazioni necessarie. Quello che si sta facendo, secondo me, in Italia anche molto bene, è quella di tenere sotto controllo, navigando appunto a vista, tenere sotto controllo i rischi di ulteriore diffusione e cercare di lavorare su questo. Prego.
secondo non è quello che ho dedotto, la cosa migliore è aspettare che la malattia faccia il suo corso, che vengano decimate per un certo numero di persone e che si salvino chi riesce a sviluppare un certo anticorpo. Però come dicevamo, ci sono moltissimi motivi per cui questa soluzione non può essere una soluzione. Intanto per motivi etici, perché abbiamo visto quanti morti ci sono stati e sarebbero stati molto di più, non soltanto per il Covid. Noi in Italia, ma in tutti i paesi del mondo che hanno avuto la pandemia, abbiamo avuto un eccesso di mortalità legato al fatto che gli ospedali non riuscivano a gestire anche le altre malattie, infarti, operazioni legate a questioni oncologiche, eccetera. Quindi il sovraccarico dei sistemi sanitari è chiaramente creerebbe un eccesso di mortalità anche su altre cose. Poi ci sono appunto motivi etici. In più, non è detto che questa immunità, una volta sviluppata, ci protegga. Quindi se noi lasciassimo andare, secondo alcune possibilità, se noi lasciassimo andare la malattia, potrebbe anche continuare a tornare in ondate anche a persone che l'hanno già presa. Non abbiamo garanzie su questo. Poi ci sono anche molte incognite, sono altre cose, altre domande su cui stiamo acquisendo certezze di recente, rispetto alla domanda che facevi prima. Noi non sappiamo, le persone che sono asintomatiche o che hanno preso la malattia in forma cosiddetta lieve, non sappiamo quali sono le vere conseguenze di lungo termine. Possono esserci dei problemi polmonari, dei problemi circolatori, dei problemi neurologici, anche di lungo termine, che magari vedremo tra 10 anni nelle persone che hanno avuto questa malattia. Quindi dobbiamo, diciamo, l'imperativo morale è quella, fin tanto che non ne sappiamo di più, fin tanto che non sappiamo, non abbiamo i mezzi per rallentarne e arrestarne il più possibile la diffusione, farla circolare il meno possibile. Poi è chiaro che bisogna trovare un compromesso tra la vita quotidiana e diciamo la gestione delle infezioni. Però appunto anche in questo caso, come diceva lei, se piove resto a casa, se c'è tanta infezione aumento le precauzioni, no? Quindi il fatto di mantenersi un po' aggiornati con i trend, con quello che succede, è una cosa che può essere utile. La cosa importante è non dimenticarsi che questa cosa c'è e non sappiamo per quanto durerà, per quanto ci, diciamo, darà fastidio tra virgolette. Abbiamo passato un'estate tutto sommato normale, diciamo nei limiti di quello che si può definire normale in questa situazione. L'inverno ci si aspetta che possa essere più complicato, però abbiamo i mezzi per evitare i grossi drammi e anche secondo me è una grossa responsabilità per farlo, responsabilità che è anche individuale. Sì, poi io aggiungo anche così en passant che forse siamo anche fortunati ad averla, tra virgolette, ad averla vissuta in quest'epoca. Perché, insomma, se pensiamo alla spagnola, un secolo fa, che insomma, diciamo, all'epoca non c'erano ovviamente le possibilità che abbiamo oggi per curare le persone, anche tutta la, diciamo così, la ricerca scientifica che si è sviluppata sullo studio delle epidemie, eccetera, eccetera. E quindi comunque tutto sommato, anche grazie a questo, siamo riusciti, diciamo, in parte a contenere, insomma, perlomeno insomma, i paesi magari che sono più avanzati tecnologicamente. Ovviamente c'è sempre una disparità, naturalmente. Ricordiamoci che l'influenza spagnola ha fatto in una popolazione che mondiale, che era già molto meno popolosa di quella di adesso, ha fatto 50 milioni di morti stimati. Adesso il SARS siamo quasi un milione nel giro di un anno, l'influenza spagnola in un anno e mezzo 50 volte tanto, proprio perché non c'erano così tanti strumenti per contrastarla. Probabilmente il Covid sostanzialmente avrebbe potuto fare danni, diciamo, paragonabili. Adesso non è difficile dare una stima, ma comunque. Bene, ci sono altre domande? Qualche altra curiosità? Silvia? Pensare, quando hai detto il virus in fondo non gli conviene, che le persone muoiono perché non conviene che siano vive così. Cioè questa coscienza del virus. Sì. Cioè, in che senso? I virus non hanno coscienza, non sono neanche. Sì. Non sono neanche propriamente degli esseri viventi. Però diciamo che agli effetti nostri, cioè vedendolo dal nostro punto di vista, antropomorfizzandolo un po', ci sembra così. Ed è un comportamento che emerge dalle dinamiche del virus. Sostanzialmente funziona così. Il virus, il famoso numero di riproduzione che viene nominato, l'R0, RT, eccetera,
Il virus, per sopravvivere, siccome prima o poi verrà eliminato dal corpo della persona in cui abita, dalla risposta immunitaria, ha bisogno di trasmettersi ad altre persone. Se si trasmette ad almeno un'altra persona, può continuare a propagarsi e ad andare avanti, altrimenti se questo numero di riproduzione scende sotto questa soglia di 1, cioè se i virus in media non riescono ad infettare almeno un'altra persona, poi l'infezione si estingue, come è successo per il SARS-CoV-1, che non è più riapparso nell'umanità. Per il virus, stare più a lungo, diciamo, nei polmoni, nel nasofaringe, eccetera, degli umani, diciamo, sarebbe conveniente. Non è che lui sceglie di farlo o non farlo, però se ci sono dei virus che hanno questa leggera mutazione, questo leggero vantaggio rispetto ad altri virus che uccidono il proprio ospite, ad altri virus della stessa specie, che uccidono il proprio ospite in un tempo più breve, quegli altri virus si riprodurranno meno. Quindi alla fine, dopo un certo numero di trasmissioni, ci sarà molto più rappresentato il virus con la mutazione meno letale del virus con la mutazione più letale. Forse lo posso dire. L'adattamento di Darwin? È una cosa invece proprio simile, sì, l'adattamento di Darwin. Cioè c'è proprio una competizione. È una selezione naturale. Una selezione naturale, esatto. Poi nell'arco delle generazioni umane si verificano anche dei fenomeni analoghi, in cui i virus comunque, i batteri, insomma tutto quello che causa infezione, tendono a diventare meno letali, ed è legato al fatto che sostanzialmente le persone che per qualsiasi motivo, suscettibilità diciamo genetica o di qualsiasi altro genere, erano più fragili rispetto al virus, morendo hanno meno possibilità di riprodursi e di propagare il proprio gene di fragilità alle generazioni successive. Quindi le generazioni più robuste, in qualche modo, col passare delle generazioni umane, tendono a diventare più resistenti agli effetti, diciamo, più dannosi dei virus. E tutte le malattie, tutte no, però una buona parte, almeno il 75% delle malattie infettive che abbiamo adesso, originariamente sono nate in modo pandemico, così come è nato il SARS-CoV-2, e all'inizio creavano delle ondate di mortalità enormi, in cui la maggior parte delle persone che le prendevano morivano. E poi pian piano, per questi meccanismi di adattamenti mutui, sono diventati la varicella, che ok, la si prende, ha anche una minima probabilità di letalità, ma è estremamente bassa, nessuno si preoccupa al giorno d'oggi della varicella. Portare la varicella, per esempio, come è successo dopo la conquista delle Americhe, diciamo, da parte degli spagnoli, a popolazioni che non l'avevano mai vista, probabilmente ha avuto un effetto molto più letale sulle popolazioni che appunto non si erano adattate nel corso dei secoli. Un po' quello come adesso, mi perdono il paragone, ma quello che succede per esempio alle zecche, che ormai ci sono tutti i parassiti, gli altri parassitari che si danno, esatto, per eliminarle, ma ormai... Esatto, questo tipo di evoluzione esiste dappertutto in natura e succede anche al contrario. Per esempio, una delle pandemie lente, striscianti, che sono un pericolo enorme che dovremmo comunque progressivamente affrontare, è quella delle resistenze antibiotiche. Batteri che possiamo uccidere con gli antibiotici, ma che a furia di essere esposti agli antibiotici stanno sviluppando delle mutazioni che li rendono resistenti. Allora bisogna utilizzare degli antibiotici più forti o comunque di seconda generazione, eccetera, e sta diventando un problema molto serio, soprattutto in ambito ospedaliero, ed è una cosa con cui ci si sta cercando di attrezzare, ma chiaramente anche quello richiederà dei tempi molto lunghi, e non essendo un'emergenza anche i fondi, gli interessamenti, eccetera, spesso sono dirottati per questioni più urgenti, e quindi anche la ricerca si rallenta e così via. Anche lì bisogna sempre un po' gestire tutti i vincoli. Bene, c'è ancora qualche altra curiosità per Giorgio? Vai, Claudia. Quanto è unica o rara questa particolarità che ha questo coronavirus sugli asintomatici? Nel senso, altre malattie o epidemie hanno questa percentuale così ampia di asintomatici? Tra le malattie respiratorie credo non così tante, perché effettivamente si parla anche di un 70% di asintomaticità. Tra le malattie respiratorie potrebbe essere un caso abbastanza, diciamo, sull'estremo.
Però ci sono altre malattie infettive, per esempio c'è la dengue, che è trasmessa da zanzare, una malattia tropicale, quindi principalmente delle aree caraibiche, sud-est asiatico, eccetera. Tra l'altro abbiamo avuto quest'anno il primo focolaio in Italia di dengue a Vicenza, questo agosto. C'è stata una trasmissione da parte delle zanzare nostrane. Voi avete lavorato sullo studio? No, su questo no, eravamo troppo presi dal Covid. Però dei nostri collaboratori hanno pubblicato un articolo di recente proprio su questo. Anche lì abbiamo, per le prime infezioni, fino all'80% di asintomaticità. Quindi tu la prendi, non lo sai, ti morde una zanzara e la trasmette a qualcun'altra. Poi la dengue ha dei meccanismi anche lì complessi, anche qui il mondo è vario, ma sarebbe meglio che no, perché se invece si viene infettati da un secondo ceppo di dengue, il rischio di malattia grave e anche letale diventa molto alto, perché si genera un meccanismo che tra l'altro è proprio legato all'eccessiva, o comunque a una facilitazione della nostra risposta immunitaria rispetto al virus. Quindi la nostra risposta immunitaria, anziché combattere il virus, amplifica il virus. Ma anche in questo caso lavori con i test rapidi di controllo? Cioè, sulla dengue, dici? Sì. È complicato, insomma, sì, perché è un virus che si trova nel sangue. Quindi... Bene, chiedo anche a Emilia, coi tempi come siamo messi. Possiamo andare avanti un altro po'. Non so se ci sono altre domande intanto. Io avevo una curiosità più personale. Quanto hai dormito in questi ultimi 9 mesi? Allora, no, ma dormito forse quasi normale, però abbiamo avuto dei periodi veramente tanto intensi. Diciamo che il periodo picco dell'emergenza abbiamo lavorato proprio tutte le ore disponibili durante la giornata e anche nel weekend per almeno un mese buono, perché effettivamente è stata, diciamo, c'è stato richiesto un contributo eccezionale sia sul piano scientifico che poi sul piano anche di risposta di salute pubblica. Tuttora non siamo rientrati propriamente agli orari lavorativi normali, però diciamo che da un certo punto di vista chiaramente è una donazione che si fa, perché sono straordinari non pagati, è una donazione che si fa alla collettività, però dall'altra è anche una delle cose che dà senso in qualche modo al lavoro che facciamo. Assolutamente. Infatti la curiosità era anche il confronto con i periodi di pace, cioè nel senso, quando voi normalmente studiate altre epidemie, altre malattie, diciamo, immagino non ci sia nulla di paragonabile a livello di anche di pressione, di... Noi normalmente facciamo scienza, quello di cui ci occupiamo, di solito quello che succede è, c'è appunto il focolaio di meningite in Toscana, 2016-2017 c'è stata questa epidemia di meningite, allora ci viene la richiesta magari dall'Istituto Superiore di Sanità o da chiunque si sia occupato del problema di capire cosa è successo, se gli interventi sono stati efficaci, cosa si poteva migliorare per la prossima volta, magari capire anche delle cose fondamentali sulla malattia che non sono ancora note, utilizzando appunto le ipotesi e il confronto con i dati. E normalmente da quando ci arriva un dato a quando si consegna in qualche modo un risultato, un progetto o si pubblica un articolo, passano alcuni mesi, 4, 5, 6 mesi normalmente. Quindi è un lavoro comunque tipicamente di ufficio. Noi che sono i tempi dalle 9 alle 5 mesi, che sono comunque i tempi della scienza alla fine. Sì, ovviamente quelli di ovviamente che necessitano anche di mesi, a volte anche anni per arrivare poi alla conclusione di un lavoro. Certo. Però appunto lì in quel caso si tratta di capire delle cose e programmare per il futuro e dare una risposta che non ha un'urgenza, non ha mai un'urgenza immediata, insomma. Si tratta appunto di accumulare conoscenza, ed è una cosa. Invece nel corso di questo tipo di cose bisogna dare delle risposte molto più rapide possibili, sia in termini di conoscenza che in termini di come si dice, riferimenti per il decisore di salute pubblica. Non è che noi nei nostri modelli diciamo bisogna fare così o così, ci mancherebbe altro. Si danno gli scenari che devono tener conto delle incertezze, devono tener conto di tutto quello che non si sa. Quindi c'è un lavoro enorme di mantenersi aggiornati con la letteratura scientifica, con le scoperte, per essere sicuri di non star mettendo cose, diciamo, che non sono più vere. Letteratura che adesso immagino sarà copiosissima in modo incredibile. Centinaia di pubblicazioni, non sempre di qualità. Esatto. Tra l'altro, perché tra l'altro anche il mondo della ricerca scientifica fa fatica anche a
mantenere i propri meccanismi di rigore. Di revisione. Quando devi dare una risposta rapida, magari non è perfetta, e allora la metti fuori, però ogni tanto si capita anche di fare degli errori. Quindi questo elemento qui di tenersi aggiornati quotidianamente con quello che sta succedendo dal punto di vista epidemiologico e con quello che sta succedendo dal punto di vista della conoscenza scientifica. I modelli non si fanno soltanto per capire delle cose, ma si fanno per dare degli strumenti per delle risposte immediate, quindi si lavora in modo molto serrato, con delle scadenze molto, molto rapide, sotto pressione, perché quello che fai avrà in qualche modo un impatto su delle decisioni che poi riguardano le persone, la vita delle persone, e poi si lavora sotto appunto comunque un clima di discussione che è molto acceso, però sì, decisamente è molto più intenso il carico di lavoro e molto più dense le cose che vengono fatte. Vabbè, speriamo insomma che prossimamente sia tutto più tranquillo, sia per voi in quanto per la vostra mole di lavoro, sia per, diciamo, la situazione legata alla pandemia di Covid-19. Allora, se non ci sono altre domande, mi sembra di no, io direi che possiamo anche chiudere qui. Io ringrazio veramente di cuore Giorgio Guzzetta per questa bella chiacchierata. E ringrazio tutti voi ovviamente per la vostra partecipazione. Ci vediamo alla prossima. Grazie.